Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in questa edizione di Mattino 6. Si chiude il mese di luglio, in questo lunedì 31 luglio 2017. Noi come sempre sfoglieremo le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali e poi sfoglieremo anche alcune pagine dei principali quotidiani sportivi per vedere insomma quanto accaduto nella scorsa domenica, quanto accaduto ieri con la Formula 1, il nuoto in primo piano e saranno in primo piano anche nelle prime pagine delle testate principali di cronaca. Andiamo subito a iniziare la nostra rassegna e lo facciamo attraverso le prime pagine regionali e lo facciamo intanto con le quattro edizioni del centro, partendo da quella di Pescara. Caldo record, malori in aumento a Pescara, al pronto soccorso 30% di accessi in più da domani, temperature di 40 gradi. E poi ancora al centro la foto notizia, 15.000 euro, ecco quanto costa amare un prete, love story con sacerdote in servizio all'Aquila, la moglie risarcisce il marito. E poi i richiami di cronaca di Spalla, Pescara, la festa di Sant'Andrea in centinaia alla processione in mare. E poi ancora sempre di Spalla e sempre a Pescara arrivano i NAS nei locali ASL dei vaccini. Nella Marsica muore a 23 anni travolta dal cancello, è accaduto a Tagliacozzo. E poi andando a vedere in basso alcuni richiami di fatti nazionali e internazionali, emergenza migranti, Papa e Mattarella, l'Europa fermi i mercanti di morte. In Germania invece sparatoria in una discoteca a Costanza, due morti e quattro feriti. E poi lo scontro Fincantieri STX, Calenda insiste, a noi il controllo. In basso c'è il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quando l'estate era racchiusa in una cartolina. E ora l'edizione del centro di Teramo, questa è la prima pagina, l'apertura con le dichiarazioni del presidente della Ruzzo, Forlini, contro di me, accuse false. Il presidente dell'acquedotto del Ruzzo parla di consulenze, assunzioni e stipendi. E poi di Spalla le parole del presidente della provincia di Sabatino. Scuole, anche la provincia darà la mappa del rischio sulla vulnerabilità sismica dopo quanto fatto dal comune di Teramo sabato scorso con le comunicazioni degli indici di vulnerabilità sismica dei plessi scolastici. Martin Sicuro cade dalla barca a vela, salvato in mare. Per il calcio Asta, il tecnico del Teramo, che reclama i rinforzi per la sua squadra. Andiamo avanti con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, ecco il titolo d'apertura, pagamenti in ritardo, ASL condannata. A Chieti per il Tribunale l'azienda sanitaria deve risarcire la Coppa Azzurra per 280.000 euro. E poi di Spalla leggiamo a Vasto c'è il blitz degli ambientalisti contro Rospomare e quindi a Lanciano una chimera, e qui parliamo di sport, il ripescaggio per i rossoneri del Lanciano del presidente Fabio De Vincentis qui nella foto. A Crecchio fuori strada con l'auto dopo la festa. Leggiamo anche l'edizione dell'Aquila, la prima pagina dell'edizione aquilana, muore a 23 anni travolta dal cancello, la tragedia a Villa San Sebastiano, la ragazza si trovava in una cooperativa agricola. E poi di Spalla con la Cucinotta che ieri a Sulmona ha detto la giostra ti riempie il cuore, la festa appunto, la nota festa di Sulmona con l'attrice Maria Grazia Cucinotta, qui la vediamo mentre è sfilata ieri per il centro della città. In basso all'Aquila, frasi shock sul fascismo, il caso finisce in Parlamento e a Villa Vallelonga, orso in casa, adesso il paese ha paura.
Vediamo ora la prima pagina del Messaggero Abruzzo con il titolo d'apertura: Chiesa sotto sequestro, sisma, campanile demolito senza l'autorizzazione della soprintendenza, sigilli a Santa Maria di San Vincenzo Valle Roveto, il parroco è indagato. E poi sotto la testata per lo sport vediamo questi tre richiami: calcio di Serie D, Chiodi, c'è la firma, ora tocca a Fioravanti, gestione dell'Aquila vicina ma non certa. Per il calcio di Serie C, Caidi alza il tiro, il Teramo dei giovani farà divertire. E poi per il calcio di Serie B, le parole dell'ex tecnico del Pescara Marino che avverte il Pescara: Zeman ok, ma serve pazienza, parla l'ex tecnico biancazzurro. La B è lunga e difficile, bisogna avere equilibrio nei momenti difficili, ma organico può valere la promozione. Leggiamo di spalla sempre sul caso dell'orso che ha fatto irruzione in una abitazione a Villa Valle Longa. L'orso Mario rischia di perdere la libertà dopo l'irruzione. Vertice al Ministero, ipotesi trasferimento al centro visite. La fotonotizia a centro pagina: la cucinotta vera regina del Palio, la giostra vinta da Borgo San Panfilo. E poi capolavori con i fiori in 10.000 a Romantica nel comune di Bugnara, sempre nell'Aquilano. Possiamo lasciare a questo punto le prime pagine dei quotidiani locali, andiamo a dare uno sguardo ora ai principali quotidiani nazionali, a vedere le prime pagine. Chiaramente iniziamo dal Corriere della Sera che apre così: Putin e via 755 diplomatici degli Stati Uniti, la risposta alle nuove sanzioni, rapporti peggiorati, la pazienza è finita. Messaggio a Trump in una intervista TV: lo staff verrà ridotto al numero di quello russo in America. E poi, come detto, lo sport guadagna grande attenzione per le due imprese di ieri, anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. E allora, da una parte il trionfo della Ferrari con Vettel e Raikkonen, e qui leggiamo in effetti Vettel primo davanti a Raikkonen nel Gran Premio d'Ungheria, e poi il trionfo nei 1500 di Paltrinieri, che è re dei mondiali. Vittoria, fair play delle rosse, Greg l'imprendibile, l'oro degli azzurri. E poi c'è l'editoriale di Massimo Gravellini che punta l'indice sul caso infertilità: perché non facciamo più figli. In basso ancora, in taglio medio, soldi a Roma li abbiamo già dati, ora si ascolti Rota, parla il ministro del Rio. E poi ecco qui un richiamo su quanto accaduto a Villa Valle Longa, anche nella prima pagina del Corriere della Sera: il giorno che l'orso mi guardò da vicino, credono di passare inosservati come nelle favole, una volta in Abruzzo è successo anche a me, di Emanuele Trevi. Andiamo avanti e vediamo la prima pagina di Repubblica con il titolo d'apertura: condoni locali, la nuova ondata, ultimo sfregio legalizzato sulle spiagge sarde, villette e cantine, la mappa delle sanatorie. E poi anche in questo caso la fotonotizia divisa in due, sempre con le Ferrari e con Paltrinieri. Ecco qui Budapest, un pomeriggio di festa tra Formula 1 e nuoto. Ferrari vincere con lo sterzo rotto, acqua azzurra, stile Paltrinieri. E poi sempre in taglio medio, Renzi, Consip, atti eversivi, attack sul DG, il Movimento 5 Stelle si divide, Pisapia, MDP, polemica sui tesseramenti. E poi di spalla leggiamo l'inchiesta della Repubblica: il petrolio dell'ISIS che arriva in Italia, il rapporto della finanza, dai test il greggio risulta estratto in Siria e Libia.
La prima pagina del Messaggero, l'apertura sui fatti del Comune di Roma, caos Conti a Roma, crepe in giunta, alta tensione in Campidoglio, raggi a Mazzillo, ritratta le valutazioni negative o sei fuori, ma l'assessore al bilancio replica, basta in carica ai pendolari da Milano, Casaleggio appeso ad un filo. Poi lo sport sotto la testata, l'amichevole Boston, la Roma cede alla Juve soltanto ai rigori, 5-6, mondiale di nuoto, Paltrinieri ancora d'oro, il re dei 1500, sempre lui, Formula 1, doppietta Ferrari a Budapest, Vettel allunga su Hamilton. Torniamo poi a centropagina e vediamo la fotonotizia, l'abbiamo già vista come apertura del Corriere della Sera. Putin, via dalla Russia 755 diplomatici degli Stati Uniti, la decisione dopo l'annuncio delle sanzioni decise da Trump. E poi l'editoriale di Oscar Giannino, la bomba bilancio, spegnere subito la miccia ATAC ed evitare il default, tornando per un attimo ai fatti romani. E poi sempre in taglio medio la retromarcia ONG, non firmeremo le regole sui migranti, alla vigilia dell'incontro salta l'accordo sul codice del Viminale per limitare gli sbarchi. La prima pagina della Stampa, a fondo Renzi, con Macron governo debole, l'ex premier non è colpa di Gentiloni ma l'esecutivo ha un orizzonte breve, caso cantieri, Parigi apre alla cooperazione militare. E poi anche in questo caso le due imprese di ieri, Gregorio e Sebastian, gli uomini d'oro, Paltrinieri domina i 1500 mondiali e Vettel trionfa nel Gran Premio di Ungheria con problemi allo sterzo. In taglio medio, Putin sfida Trump, via 755 diplomatici degli Stati Uniti, rappresaglia diplomatica di Mosca dopo le nuove sanzioni americane contro la Russia. Poi ancora il Tempo, ecco l'apertura, ecco la lotta contro i privilegi, 10.000 pensioni d'oro in più, il dossier sui superassegni, costo 45 miliardi raddoppiati nel 2017, banchieri, manager, boiardi di Stato, i nomi e le cifre dei paperoni. E poi a Bari l'ultimo episodio di una lunga serie, richiedenti asilo con il vizietto della criminalità. Quindi a centropagina la fotonotizia, due albanesi evasi da Civitavecchia e caccia all'uomo in tutta la regione, se li vedete chiamate il 112. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, l'apertura anche qui sui fatti romani. La Raggi ha una grana al giorno, l'assessore vuole l'ATAC privata, Grillo contro Mazzillo, per i vertici dei 5 Stelle fuori, la sindaca prova a mediare. E poi sotto la testata leggiamo questi due richiami. Fico, il Movimento 5 Stelle vincerà solo se la pianta con gli individualismi. Io candidato premier a settembre decidiamo. Tutto questo in una intervista a Fico dei 5 Stelle da parte del Fatto Quotidiano. E poi il chavismo in crisi, violenza e altri morti in Venezuela nel giorno del voto, il pugno di ferro di Maduro. Le proteste. E poi ancora in basso leggiamo le tribù dei trasformisti sulla zattera di Silvio Berlusconi e tutte le mafie capitali che comandano al nord, nelle due parti di storia di copertina. Avanti con Libero, ecco l'apertura, il mistero dei grillini, Roma sta per fallire, 5 Stelle trionfa. Nell'anno della Raggi il buco della capitale è cresciuto di 1 miliardo, il sindaco ne chiede 2 al governo per tirare avanti e l'ATAC è morta, ma il Movimento 5 Stelle è favorito in Sicilia e alle politiche. E poi editoriale dai toni forti, evidentemente quello di Vittorio Feltri, il paradosso del bel paese, siamo pieni di coglioni ma ci mancano le palle. E poi ancora la fotonotizia al centro, ma che politica, conta di più la CGIL del PD, le parole del sindacalista della FIOM Landini, mi batto per abbassare le tasse ma non mi candido. E poi in basso il Papa denuncia la tratta delle persone, l'immigrazione come lo schiavismo, se ne è accorto anche Bergoglio. E poi il nigeriano che si spacciava per gentiluomo, profugo, porta la spesa a una 74enne. Poi
come ricompensa la violenta. La prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, le casse dei professionisti tra riforme e cali di iscritti, i pensionati aumentano più dei contribuenti, bilanci in equilibrio con le manovre, ma pesa il boom delle cancellazioni. Poi leggiamo in taglio medio, vaccini, tocca alle regioni. In Piemonte e Veneto si punta su SMS e web, l'incognita dei costi. Dopo l'approvazione del decreto legge parte il censimento sul territorio. La prima pagina del Mattino con questa apertura, Macron non ceda all'egoismo. Tajani, un errore, l'asse Francia-Germania, sanzioni per chi non prende i profughi. Il Presidente del Parlamento europeo alla vigilia dell'incontro su Fincantieri parla dunque così. E poi per la cronaca, siamo nel napoletano, delitto gay, l'orrore nel garage a Ponticelli, rinvenuto un cadavere fatto a pezzi, gli indizi portano a Vincenzo. E poi per lo Sport, l'intervista ad Arrigo Sacchi, al Napoli per lo scudetto serve il top player, dice appunto l'ex allenatore, ora noto opinionista TV. Andiamo con il secolo XIX, questa è l'apertura, Italia debole su Fincantieri, Renzi governo fragile, Macron fa solo l'interesse del suo paese. STX, la Francia apre alla cooperazione militare, stop di Calenda, no alla parità di quote. Poi anche in questo caso in primo piano le imprese della Ferrari, Ferrari doppietta capolavoro, Vettel trionfa con lo sterzo rotto e di Paltrinieri che chiude un mondiale record per l'Italia, 16 medaglie con l'oro sui 1500 di Paltrinieri. Andiamo con il giornale, l'apertura, bomba clandestini, immigrato stupra anziana, emergenza senza fine, shock a Bari, nigeriano violento e picchia una 75enne ed è grave, dossier a piede libero 54.000 irregolari. L'analisi, poi che leggiamo nell'editoriale di Francesco Maria Del Vigo, attenti al grillo, il futuro a 5 stelle, è un medioevo povero e gelido. Poi Turbo Greg, c'entra il bis d'oro, impresa Vettel, doppietta rossa e poi leggiamo in basso sul caso Consip, Renzi sul mio padre. Non finisce qui l'ex premier al contrattacco. E chiudiamo con il titolo d'apertura del Gazzettino, Alleanze, la Lega frena Berlusconi, al centro non si vince, parliamo di programmi, punti cardine, stop all'immigrazione e cambiare l'Unione Europea. Il vice segretario Fontana replica a Cavaliere, sbagliato imbarcare tutti, contosi, noi non ci stiamo. E allora torniamo ora alle testate locali e ripartiamo dal centro, pagina 2 e pagina 3 del centro, marito contro moglie, mi tradisci con Don Vito, 15.000 euro di risarcimento, la love story del parroco aquilano al centro di un processo civile per danni, l'avvocato riparte offesa e chiede ora sanzioni canoniche contro il sacerdote. Avanti ancora, pagina 3, il celibato è una scelta di coscienza, chi non è d'accordo cambi strada, le parole di Don Aldo Antonelli. E poi in alto, nuova grana per la diocesi dell'Aquila, i precedenti dal caso del Riccardo Hard al cappellano dei Savoia al prete sotto processo per omicidio. Proseguiamo sempre sul centro e andiamo alle pagine di Pescara, della cronaca di Pescara. Salute e igiene, vaccini, arrivano i NAS, blitz a sorpresa alla ASL. Dopo le segnalazioni delle mamme, i carabinieri vanno a verificare tra le carenze individuate locali senza lavandini e aria condizionata. E poi ancora caldo, l'abbiamo letto anche nella prima pagina dell'edizione di Pescara, ecco qui l'articolo di Flavia Buccilli, caldo, malori in aumento, pronto soccorso il primario 30% in più di accessi e poi c'è una escalation delle temperature che non si ferma.
perché arriva Lucifero, che prende il posto di Caronte, volendo individuare appunto con questi nomi varie fasi, insomma, cambiamenti climatici, però dal caldo a una fase ancora più calda, se è possibile. Qui vediamo le minime e le massime: 24-31, domani 23-33, e poi si sale. Mercoledì 23 la minima, 35 la massima, giovedì 26 la minima, 35 la massima. Insomma, giorni di grande caldo, mezza Italia, vedete, tra i 40 e i 43 gradi. Andiamo avanti con i giorni della festa di Sant'Andrea a Pescara. Sant'Andrea in centinaia alla processione in mare. La manifestazione, seguita dalle telecamere di Rai 1, ha ricordato le vittime di Giulianova. Stasera gran finale con Rita Forte, i fuochi e il ritorno del ballo della pupa alla Madonnina. Poi ancora. Leggiamo in basso: Colli senza frontiere, vince Pietra. Gli azzurri hanno battuto di 2 punti gli ex campioni di Scorrano. Per la cronaca, incidente sulla A25, famiglia in ospedale a Manopello: l'uomo con padre, figlio e mamma incinta si è scontrato con la Panda fuori controllo di due ragazze romane. Poi Francavilla sulla nazionale: spunta la sosta a tempo chiesta dai negozianti ma contestata dai balneatori. A Montesivano, allagamenti in via Vestina, al via i lavori per il nuovo collettore. Ora la pagina di Chieti, che andiamo a leggere: blitz ambientalista contro Rospo Mare, striscione di Goletta Verde, ma gli addetti della piattaforma a bordo di un gommone iniziano pericolose azioni di disturbo. Di spalla a San Salvo, spera con l'auto una moto e poi va al mare, denunciato. In basso: pagamenti in ritardo, ASL condannata. Per il giudice, l'azienda sanitaria deve risarcire la cooperativa azzurra per oltre 280.000 euro. Andiamo ora con la pagina dell'Aquila, con questo grave fatto di cronaca: muore a 23 anni schiacciata dal cancello. Tragedia a Villa San Sebastiano di Tagliacozzo. La vittima è la figlia del custode di un'azienda agricola. Aperta l'inchiesta. Qui vediamo uno dei momenti dei soccorsi, purtroppo vani, e poi la vittima, Arbutina Hamza, ragazza di 23 anni, di origini macedoni. In taglio medio: orso in casa, ora Villa Vallelonga ha paura. Il sindaco, l'esemplare, si sposta velocemente, potrebbe tornare. La famiglia è ancora dai parenti. E poi per la politica, leggiamo: frasi sul fascismo, il caso in Parlamento fa discutere il posto del consigliere Daniele D'Angelo. Pezzopane pronta a ogni iniziativa. Andiamo ora a vedere la pagina di Teramo. L'acquedotto nel mirino, Forlini: accuse false su consulenze e assunzioni. Intervista al presidente del Ruzzo: gli pseudopolitici non mi fermeranno. Alla commissione di vigilanza del comune ho inviato tutte le delibere sugli incarichi, basta leggere le carte. Ma quale stipendio d'oro? Mi sono ridotto le indennità e in 4 anni non ho mai preso rimborsi. Queste le parole del presidente della Ruzzo Reti Forlini. In basso queste due notizie: tra Martin Sicuro e Porto d'Ascoli, cade dalla barca a vela, salvato in mare. E poi scuole e terremoto, anche la provincia darà la mappa dei rischi. Allora, noi ci fermiamo per il momento, poi rientreremo leggendo anche le pagine del Messaggero Abruzzo e poi andando a vedere le pagine dello sport nazionali e locali. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di Mattino 6 di questo lunedì 31 luglio 2017. Riprendiamo con il Messaggero Abruzzo. Siamo subito sulla pagina di Pescara: la processione a mare con il pensiero ai caduti di Giulianova, una corona in più per Elia Artone e Carlo Mazzi. Alla festa di Sant'Andrea, colorati di giallo e rosso i fuochi d'artificio, le celebrazioni in onore del patrono della
della marineria si concludono questa sera con lo spettacolo pirotecnico. Poi ancora diventa un caso l'imprecazione di Riccardo Padovano nel tentativo di far tacere le sirene dei pescherecci. Poi ancora mutui e morosi, espropri più difficili, 4 sentenze contro le banche. Non sarà possibile acquisire l'immobile sulla base dell'atto notarile, la vittoria dell'avvocato pescarese Nardone. E poi ancora un albero precipita su via De Gasperi, 2 auto danneggiate e traffico in tilt. In basso vediamo sempre sul fronte della viabilità, incidente sulla A25, 5 feriti in un tamponamento. Sangue sulle strade dell'esodo estivo. E poi nella foto che vediamo a piedi pagina, l'Aquilana, amica di Nelson Mandela, insignita del premio Dean Martin. Parliamo dell'imprenditrice Giuliana Martini. Andiamo ora a vedere la pagina successiva, la pagina Aquilana. Sisma, alberghi ancora fuori uso, a parte il Grand Hotel del Parco in fase di riapertura, quasi tutte le altre strutture ricettive sono rimaste al palo. A settembre la possibile inaugurazione dell'Italia, in ritardo il Duca degli Abruzzi, il Sole e il Duomo. Il dramma della mancanza di una rete di accoglienza in una città che pure è a vocazione turistica. Le cause, burocrazia e progettazioni lumache. Poi sempre sullo stesso argomento resta il giallo del centrale, riaperto e di nuovo chiuso nel 2012, compare ancora in numerosi siti web. Poi in taglio medio, provincia, oggi la nomina di Caruso, l'affluenza si ferma al 66,5%, candidato unico, ma sarà importante la composizione del Consiglio, nuovi equilibri politici. Poi ancora il Bike Day riscuote un gran successo, i ciclisti arrivano sul Gran Sasso. In basso sempre l'inchiesta sugli appalti, Piccinini, quelle somme mi spettano, il titolare della società Atec SRL. In settimana ultima tornata di interrogatori nell'ambito dell'indagine sugli appalti. Andiamo avanti con la pagina della Marsica. Campanile abbattuto, sigilli alla chiesa. La demolizione è avvenuta senza lo chiedere alla soprintendenza. Il fabbricato è ritenuto pericolante da un tecnico privato. Gli esposti di alcuni fedeli hanno fatto scattare il sequestro. Il parroco indagato ha ricevuto un avviso di garanzia. L'edificio religioso è stato recintato da paletti e strisce di plastica per evitare qualsiasi intrusione e tutelare le prove. Poi ad Avezzano, corteo storico, esposizioni e bande, prende il via la settimana marsicana. Le manifestazioni inizieranno alle 16:30 in piazza Matteotti con la sfilata dei figuranti. Avanti con la pagina di Chieti, medicina, la carica dei 1300, conto alla rovescia per i test, i posti per la facoltà più ambita sono 176, in 38 invece entreranno in odontoiatria. Il presidente del corso Muraro, i dati sono in linea con quelli dello scorso anno, i test che come leggiamo si svolgeranno il 5 settembre. Ecco qui l'appuntamento al campus di Via dei Vestini è per martedì 5 settembre. E poi ancora gli ultimi numeri dimostrano che l'università guidata da Caputi mantiene una buona attrattività. E poi in basso a Lanciano, donne degli Stati Generali, dignità e lavoro, una task force per impegnarsi a ridare al territorio nuove prospettive sociali e identità turistica. Avanti con la pagina successiva che è quella di Teramo, il polo tecnologico passa sotto il controllo dell'ADECO, la società controllata dai Di Zio guiderà la raccolta rifiuti teramana, l'emergenza ecologica era nota, adesso bisogna puntare al rilancio. Il presidente Di Sabatino che conferma, ci confronteremo per organizzare
organizzare un tavolo congiunto. E poi di Spalla a Giulianova, isola pedonale nel Solleone, no tavoli, c'è il carro attrezzi, il corso chiuso con transenne senza attrazioni e con i vigili scatenati. E poi sempre a Giulianova, notte bianca con polemiche stasera. C'è il consiglio in Val Vibrata, si tuffa ma gli amici lo perdono, salvato dall'elicottero Nemo, era uscito in barca a vela ma non era riuscito a risalire, tutto questo è accaduto tra le spiagge, a largo delle spiagge di Martinsicuro e Porto d'Ascoli. A Roseto, illuminazione pubblica, il PD risponde alle critiche. E possiamo fermarci qui con il Messaggero, adesso vediamo i titoli delle principali testate nazionali sportive, anche se lo sport, come avete visto, ha già guadagnato con alcune imprese l'attenzione delle testate nazionali di cronaca. Andiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Assi Rossi, doppietta Ferrari, Raikkonen protegge il successo di Vettel nei guai col volante, Marchionne conferma la coppia. E poi Re Greg, Paltinieri imbattibile nei 1500 e bis d'oro al mondiale, che fatica, ho sconfitto un incubo, De Rosa bronzo da 27 metri, il mio folle tuffo. E poi ancora l'amichevole di ieri sera a Boston tra Juventus e Roma, i campioni d'Italia vincono 6-5, rigori USA sorridono alla Juve, Roma battuta, apre Mandžukić, Dzeko pareggia, Douglas Costa decide dal dischetto e c'è il debutto di Bernardeschi. E poi ancora leggiamo in basso, Inter il giorno di Dalbert, Milan incerto, Niang sì o no, Neymar e lo shopping folle tra indignazione e salary cap. Poi ci sono le anticipazioni per il Magic della Gazzetta. Vediamo la prima pagina del Corriere, è già Juve questa l'apertura, la Roma superata ai rigori, test scudetto ai bianconeri, Mandžukić va in gol, pareggio rosso di Dzeko, dal dischetto sbaglia Tumminello, decide Douglas Costa. E poi sotto la testata l'impresa delle rosse, Dream Team, Seb batte anche lo sterzo e Kimi ferma Hamilton, grande prova di squadra e per la Ferrari è trionfo, Vettel vince a Budapest nonostante i problemi, in classifica vola più 14, Raikkonen si sacrifica, Marchionne conferma la coppia, Hamilton lascia la posizione a Bottas ed è polemiche. Poi in basso intervista all'attaccante, al capitano dell'Inter, Mauro Icardi, Inter nuova oro, nessuno stacca la spina, è cambiata l'aria dopo l'arrivo di Spalletti, voglio fare gol pesanti e andare in Champions, la Juve rimane in prima fila, Milan da valutare. Napoli, blitz per Keita, offerti 22 milioni alla Lazio, De Laurentiis entra in corsa per la punta, battaglia con Juve ed Inter, ai mondiali azzurri da applausi, Paltinieri, squalo d'oro, è sempre lui il re dei 1500 metri. E poi tutto sport, ecco qui l'apertura, doppietta Ferrari, diavoli rossi con Vettel e Raikkonen a centropagina. E poi abbiamo di Spalla, nuoto, Paltinieri, fenomeno oro nei 1500, poi Juve, Cancelo da prendere, un grande, Prandelli esalta il suo allievo negli Stati Uniti. In basso una serie di richiami, Milan, Ibrahimovic, l'ultima tentazione, Inter, Dalbert più Aurier, si accelera, Toro, il nuovo Ljajic con Belotti, attacco da Dio e Berenger, puntini puntini, estero, difesa, il City spende più del Congo, tennis per Fognini, primo trionfo da papà. Dopo aver visto le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, andiamo a sfogliare all'interno alcune pagine della Gazzetta dello Sport, qui siamo a pagina 2 e 3, vedete a due pagine, ferrarissima, Vettel fa il quarto gol con l'assist di Raikkonen, Lewis rinuncia al regalo, doppietta rossa da sogno con Kimi che protegge Seb alla quarta vittoria, nel finale Hamilton restituisce a Bottas il terzo posto dopo un ordine Mercedes, ma Lauda è critico. Poi le parole
del vincitore, grande auto, gli altri adesso ci invidiano e ci copiano. Seb è euforico, ringrazio Chimi che mi ha fatto da cuscino, col guasto allo sterzo dovevo evitare i cordoli, che fatica. Avanti ancora, e ora Chimi caccia, si chiede la Gazzetta, fa il bodyguard per 70 giri, ma potevo vincere io. E poi in alto vediamo il guasto di Seb provocato dal servo sterzo o da un tirante. Il tedesco ha spiegato che il volante gli restava girato a sinistra sin dal via. Andiamo avanti con l'amichevole di lusso giocata ieri a Boston. Roma-Juve è un affare da giganti, apre Mandžukić, Dzeko risponde, poi ai rigori sorride Allegri. I bianconeri sembrano più avanti, ma Di Francesco ha già lasciato il segno nei giallorossi. E poi a proposito di Dzeko, leggiamo in basso, il re dei bomber è pronto, Edin riparte da protagonista. E ieri c'è stato anche il debutto di Bernardeschi, il personaggio però è Mandžukić. Bernau Kosta, il burbero croato, non si scompone, la qualità dei nuovi potrebbe togliergli spazio, ma lui tira dritto e va a segno contro i giallorossi. Poi un'altra due pagine, quella sull'Inter, l'estate che ha ribaltato l'Inter, corsa, testa e tattica, la mano di Spalletti e del club si vede già. In attesa del rientro di Icardi e dei rinforzi richiesti dal tecnico rispetto a un anno fa, sono evidenti i segnali del nuovo corso. E poi perché Luciano vuole la squadra unita da un urlo, come faceva la Roma, il tecnico chiede un momento di coesione prima delle gare per rafforzare lo spirito di gruppo. E poi sul fronte mercato, che come leggiamo entra nel vivo, D'Albert è il giorno, domani Vesino, poi c'è Caramo, Ausilio e Sabatini oggi chiudono il brasiliano, per il franco ivoriano del Ken l'accordo è vicino. Vediamo le altre pagine, qui un'intervista all'ex attaccante del Pescara, oramai alla Sampdoria, via Inter, Gianluca Caprari, la Samp è nel mio destino e piace a mamma, il nuovo attaccante doriano, l'Inter è sfumata, qui avrò più chance, Giampaolo mi si adatta, 9 gol realizzati da Caprari nelle 35 partite giocate con il Pescara lo scorso anno. Avanti ancora con le due pagine sulla impresa di Gregorio Paltrinieri, imbattibile, Paltrinieri sei un fenomeno, corpo a corpo per 1500 metri, ora bis mondiale, l'ucraino Romanchuk gli resta addosso fino ai 1300, poi l'allungo violento, Greg dal 2014 vince sempre nella gara più lunga. E poi c'è appunto la rivincita di Greg, ho sconfitto un incubo, ma che fatica, la testa mi girava ogni virata, i 1300 ho avuto la forza di attaccare ancora, ma che sforzo, non sapevo più dove mi trovavo. Avanti ancora, vediamo quest'ultima pagina, intanto il tennis con l'impresa di Fognini, Fognini dacci il 5, il titolo più dolce, batte Hanfmann e conquista il quinto trofeo in carriera, il primo da papà dedicato a Federico e Flavia, il torneo vinto a Gstaad. E poi una brutta notizia per quanto riguarda il basket, un gallo da combattimento tira un pugno, espulso, mano rotta ed europeo addio. Danilo replica la provocazione di Koch, finisce all'ospedale, frattura al metacarpo della destra. L'Italia batte l'Olanda con il fiatone nella partita amichevole di ieri, vinta dall'Italia 66-57, ma c'è questa pessima notizia con l'infortunio di Gallinari, che dunque dovrà saltare il campionato d'Europa. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, torniamo ai quotidiani locali, andiamo a vedere lo sport, lo facciamo attraverso le pagine del Messaggero e ripartiamo dall'intervista all'ex tecnico del Pescara Pasquale Marino, che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A guidando il Frosinone. Pescara, serve pazienza,
la B è un torneo infinito con alti e bassi, serve equilibrio perché le cose possono cambiare in fretta. Il ritorno di Zeman importante per riaccendere la piazza, Pescara favorito insieme a Empoli, Frosinone e Palermo. Queste dunque le previsioni di Pasquale Marino, che poi aggiunge: Ganza è la punta ideale per il Boemo, ma mi aspetto ottime cose anche da Capone e da Latte Latte. Sul fronte mercato, Fornasier e Bovo, cessione più vicina, due difensori non convocati a Palena perché hanno dei problemi fisici, ma possono lasciare il Pescara. Su Fornasier da giorni c'è l'Ascoli, su Bovo dopo il Crotone c'è anche la Spal, che è fortemente interessata. E poi nasceranno all'Aurum, all'ex Aurum, i calendari di Serie C. Avverrà giovedì 10 agosto. In basso, sempre sul fronte Pescara, lavoro e dieta, la cura Zeman continua a Palena, domani pomeriggio nuovo test amichevole contro l'Andria, poi giovedì contro la Primavera e aggiungiamo noi domenica ci sarà il debutto ufficiale all'Adriatico Cornacchia con la Triestina per il secondo turno di Team Cup. E siamo alla Lega Pro con il Teramo e con l'intervista al difensore Nebil Caidi. Il Teramo giovane darà fastidio a tanti. Il difensore Caidi tira un bilancio positivo della prima fase di lavoro. Terracino, prossime ore decisive, Sansovini in stand by, potrebbe andare al Mantova. E allora, proprio in riferimento a questa intervista al difensore teramano Caidi, ascoltiamolo ai microfoni di Jacopo Forcella. Nebil, si chiude questo ritiro precampionato con una vittoria contro la Fidelis Andria. Il mister Asta ha detto comunque è importante vincere, perché vincere dà comunque qualche sicurezza in più anche a livello mentale. Sì, sempre, sempre. Vincere è importante anche in allenamento, quindi vincere fa bene, conta poco, però che conta poco ai fini del risultato in sé per sé, però dentro di noi sappiamo comunque abituarsi a vincere è importante. Abbiamo fatto un buon test, ecco, ho visto delle cose positive, perché comunque sono ragazzi, c'erano dei ragazzi giovani in campo che hanno dato tutto, e se quest'anno il Teramo dà tutto può dar fastidio a tanti, ecco. Come la vedi questo Teramo decisamente più giovane schierato in campo? No, a me piace perché penso che in Lega Pro l'esperienza conta fino a un certo punto, perché quando vai più forte degli altri è dura per gli altri, quindi noi con tanti giovani speriamo di metterci quell'intensità e quell'agonismo che è importante in questa categoria. Ecco. Si chiude questo ritiro. Che voto dai a questi giorni in cui siete stati ad Alfedena? No, voti particolari non mi vengono. Buono, dai, comunque abbiamo fatto bene, cioè siamo allenati bene, adesso è importante comunque mettere benzina nelle gambe, quindi abbiamo lavorato tanto col prof, abbiamo quindi un po' in sé per sé, magari le amichevoli lasciano il tempo che trovano, perché magari una volta sei più imballato, una volta meno, però penso che comunque anche nelle uscite che abbiamo fatto per ora abbiamo fatto delle buone prestazioni, quindi sono contento, dai. Hai salutato Mirko Petrella con un post che non è sfuggito, insomma l'addio di un compagno di squadra, anche ex compagno di camera. Sì, è un amico, dai, dispiace perché è un ragazzo che è stato qua tanti anni, forte, e gli auguro il meglio nella sua carriera, nella sua vita, ecco. Dovessi ritrovarlo d'avversario? Ah, speriamo di no, perché va a 3.000, quindi Mirko è forte, quindi spero di rincontrarlo, perché comunque lo rivedo, però se mi punta so cavoli, ecco. Sempre sul messaggero per la Serie D, la Vastese ha in prova i Baby La Barba e Bertani. Mister Colavitto dovrà decidere se tesserarli o meno. In basso leggiamo circa il campionato di eccellenza per il Giulianova, Piccioni, il mercato. Il Real non ha fretta. E poi ancora in basso il tecnico giuliese soddisfatto dopo il test con la Ternana, sabato al Fadini contro
il Monticelli. Sul fronte Chieti, l'altra grande candidata alla vittoria del campionato di eccellenza per la prossima stagione, Chieti, Trevisan promette 3 rinforzi per primeggiare. Avanti sempre con il calcio di Serie D, oggi la firma di Chiodi, ora tocca a Fioravanti. Il presidente dell'Aquila dice sì alle garanzie chieste dall'imprenditore romano, ma resta ancora incerto l'esito finale della trattativa. Intanto Battistini aspetta, e poi c'è il problema ritiro, la squadra aspetta quando andrà in ritiro, visto che insomma l'inizio della stagione si avvicina. E poi sempre sul fronte Serie D, l'Avezzano che alla prima uscita realizza 7 gol contro la Virtus Pescara. Poi di spalla il mercato di eccellenza, spoltore già scatenato, il presidente Pompa ha acquistato 3 giovani spagnoli. E poi in basso, tornando alla Serie D, in questa alternanza di categoria il Pineto prende forma, a Maolo prova gli equilibri, mercoledì la prima delle 2 amichevoli previste in settimana. E poi Francavilla e Alcione, nasce un grande club, i giallorossi si gemellano con una società di puro settore giovanile. Avanti sempre sul Messaggero, ma cambiamo disciplina, parliamo di basket. Roseto, fumata grigia tra dirigenza e comune, l'amministrazione si impegna a trovare imprenditori interessati, cimolosi tra mercato e impegni da mantenere, bisogna fare presto. Intanto dagli Stati Uniti non è ancora arrivata la firma sul contratto da parte di Roberto Nelson, eccolo qui l'esterno che potrebbe essere un volto nuovo per la prossima stagione degli Sharks. E poi per il basket di Serie B, abruzzesi rinforzate solo Ortona e indietro. E poi Chieti, brusco risveglio, addio grande basket, resta solo la Serie C, la Magic Basket resta sola a rappresentare il movimento teatino. E poi ancora per il beach volley, Nicolai e Lupo, esame australiano dopo aver vinto il primo turno, oggi la seconda gara ai mondiali, gli avversari sono alla portata dei campioni, la condizione sembra essere eccellente, ma bisogna tenere alta la concentrazione. E poi calcio a 5 donne, Pescara grandi acquisti per puntare allo scudetto. Per l'automobilismo, per i motori, Ponzio secondo e terzo posto a Magione, Italian Trophy, l'asso di Pineto avanza in classifica. A proposito di Pineto, volley di A2, è una Sieco più giovane ma resta ambiziosa. E poi ancora in basso l'Aquila Rugby caccia l'Aquila caccia delle risorse per rinnovare la squadra. Finiamo qui con il Messaggero Abruzzo, andiamo ora a vedere le pagine dello Sport del Centro, ecco qui con l'inserto lunedì Sport, il mercato è bloccato, ovviamente il mercato del Pescara, nessun arrivo, piace Embalo, se non si sfoltisce la rosa, abbonamenti verso quota 2500. E poi per la Serie C, Teramo Asta chiede rinforzi in tutti i reparti. Serie D, Chiodi, la trattativa per cedere l'Aquila sta andando avanti, eccellenza, Chieti, altri arrivi, Piccioni promuove il Real Giulianova, prima categoria, raduno del Lanciano, ma il ripescaggio è più lontano. Ed ecco qui la pagina sul Pescara, il Pescara spinge per Embalo, Zamparini dice no al prestito, il patrono del Palermo cederà l'attaccante solo a titolo definitivo per 1,5 milioni, a rischio il test di domani a Palena con l'Andria, stamani la decisione del GOS. Prima di acquistare l'esterno offensivo bisognerà vendere almeno uno tra Biraghi, Memushai e Benali. E poi in basso Coppa Italia, Di Massimo in gol con la San Benedettese, l'ex pescarese Giacomelli trascina il Vicenza. E poi c'è l'intervista del DS del Genoa, l'abruzzese Donatelli, Delfino tra le prime della B e Gans si consacrerà con il Boemo, la Padula da noi con un anno di ritardo, volevamo anche Caprari, e invece il prossimo anno ci sarà il derby, la Padula Caprari, derby della Lanterna con
gli ultimi protagonisti della promozione del Pescara un paio di stagioni fa oramai. La pagina sulla Lega Pro con il Teramo in primo piano ovviamente, Asta reclama i rinforzi, pressing su Bacio Terracino, De Grazia, sono una mezzala e mi sto inserendo bene nel gruppo, Caidi, giusto puntare sui giovani, mi rattrista solo la partenza di Petrella. Domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi allo stadio Bonolis, mentre giovedì alle 18.30 in programma la amichevole contro la Torrese a Castelnuovo Vomano. In basso per i dilettanti non ci sono buone notizie per il Lanciano, perché la promozione diventa una chimera. Il Palombaro annuncia di essere in regola, di conseguenza rossoneri condannati a restare in prima categoria. Mercoledì all'Aquila il direttivo della FIGC Abruzzo diramerà i gironi, oggi pomeriggio inizia la preparazione dei frentani in sede, pronto il calendario delle amichevoli. E poi una panoramica sulla Serie D, sulle abruzzesi di Serie D, Bolami, niente big in Serie D, serve soltanto gente motivata, il presidente, l'esperienza della passata stagione ci è stata utile per fare delle scelte, i biancorossi in ritiro a bomba, giovedì l'amichevole all'Aragona contro il Benevento, la società si attende una grande risposta della città attraverso la campagna abbonamenti. Poi il Francavilla accelera sul mercato, presi Valenti, Sembroni e Mele. I primi due arrivano dall'Aquila, sarebbero rimasti, ma con le incertezze hanno preferito insomma andare via. A proposito dell'Aquila, eccolo qui il patron uscente Chiodi, la trattativa per la cessione va avanti, il presidente dell'Aquila oggi scioglierà il nodo delle nuove garanzie chieste dalla gruppo Fioravanti, ennesima giornata di colpi di scena, tocca alla vecchia dirigenza ottemperare all'accordo preliminare che deve dare il via libera all'avvio della stagione, il ritiro è stato congelato. Poi sempre per la Serie D l'obiettivo di Marino, far coesistere Dos Santos e Branicchi, arrivano Cash e Calderaro, Tarantino va al Monterosi, caccia un difensore centrale, piace Siletti, ex Bari. Poi Pineto, Amauro, lavori in corso e arrivano altri giovani. Continuando con la panoramica, ecco qui in basso sul fronte Virtus San Nicolò che è in ritiro a Castel del Monte, le parole del neotecnico campanile, ho un gruppo di qualità, l'erede di Epifani, non potevo trovare un ambiente migliore. Poi ieri primo test a campo di Giove, Nero Stellati goleade ed entusiasmo, l'allenatore Di Marzio sprizza fiducia, siamo quasi al completo. Per il campionato di eccellenza, ecco qui le due principali candidate alla vittoria, il Giulianova, Piccioni, il tecnico dice sono soddisfatto e col tempo cresceremo, il nuovo corso dei giallorossi, il tecnico fa un primo bilancio, mercato Mariani in prova, salta il test con la Vastese, il Chieti non si ferma, spunta l'idea Orta è fatta per Leone, il patron Trevisan promette prenderemo tre pedine, giovedì Neroverdi in campo, l'Angelini contro l'Ortona. Avanti, siamo al basket, Sharks, ultimatum a Nelson, firma breve o salta tutto, biancazzurri infastiditi dal tentennamento della guardia americana, coach di Palantonio potrebbe virare su un giocatore proveniente dal college. E poi amatori Pescara al via, raduno fissato per il 18, primo test con Roseto ed inizia l'era Raiola. E poi in taglio medio vediamo Graziani, Campli, possiamo fare bene stasera la cena per allargare la base societaria, il presidente Farnese carica, si tratta per la guardia Guaccio, Giulianova, Preti, ho fatto la scelta giusta, coach Tisato è stato decisivo. E poi ancora Teramo, il quintetto è completato, il tecnico Bianchi felici per gli acquisti, budget rispettato ed è in arrivo un under. E poi sul fronte Weir Ortona, la trattativa, in arrivo Pavicevic, il pivot serbo è a un passo, l'allenatore Salomone, sono carico. Siamo praticamente in chiusura, diamo uno sguardo anche al rugby, all'Aquila Rugby, questo titolo rugby, l'Aquila cerca soci, la Gran Sasso va già forte.
forte, i neroverdi vanno a caccia di risorse economiche ma perdono il pilone Barducci, i grigiorossi si allenano duro a Paganica dopo le prime corse in montagna. Un ultimo sguardo, ecco qui, lo diamo al podismo con un volto ormai noto di TV6 con le trasmissioni WISP Correre per Sport. Di Cecco è il signore dell'ultramaratona, alla 50 km del Gran Sasso il farese batte anche il belga De Kock, fa il record della gara, festa grande con 400 podisti. Noi ci fermiamo qui con l'edizione di Mattino 6 di questo lunedì 31 luglio 2017, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari, i TG6 delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.